pulisco volontario, fate offerta libera. Così è scritto a penna su questo cartello di cartone appoggiato contro un muro assieme ad uno zaino in una via del quartiere Flaminio a Roma. Sotto al cartello un vassoietto con una manciata di monete. In questo squarcio di città, come in un quadro di Hopper, è riassunta una storia, una vita, quella di Vittorio, sessantenne romeno, sbarcato in Italia dopo aver passato la vita a vendemmiare in Romania fino a che la cooperativa per la quale lavorava ha chiuso i battenti. Ho venuto una idea, lavorato la uva, dopo ho lavorato la kiwi. La kiwi è caduto di kiwi, per terra smucito gamba. Ho venuto una idea, pulito la via, la strada. Vittorio tiene pulito il marciapiedi, stacca l'erba dai muri, cura il piccolo parco a ridosso della strada. È vedovo e ha una figlia in Romania che studia medicina. A lei ha detto di vivere in un bel appartamento e ogni mese le manda i soldi che guadagna, circa 400 euro. Si studia alla facoltà di medicina, è ultimo anno. Nel quartiere è amato e rispettato. È una brava persona, una persona che dedica il suo tempo, visto che probabilmente non ha lavoro, a fare qualcosa di utile per gli altri. Rispetto a molta gente che chiede la carità per le strade, invece lui si dà da fare, invece di chiedere i soldi così chiedendo la carità, se li guadagna, no? È un caso di civiltà che veramente noi abbiamo disimparato da parecchio tempo. Poi, al tramonto, Vittorio ritorna ad essere invisibile, una persona che ci viaggia a fianco nel piccolo inferno metropolitano e che in molti non vedono o fanno finta di non vedere. Torna a dormire dove capita, su un cartone. Cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Lo racconta Italo Calvino nelle Città Invisibili. Dovremmo farlo anche noi.